In questo quadro la precarizzazione corrisponde in generale all'aggressione che il Signore compie ai danni del mondo dei diritti del servo, in modo sinergico corrisponde, lo dicevo anche prima, a una forma governamentale tesa a produrre una nuova figura della soggettività, l'uomo instabile e manipolabile, collocato in una posizione di completo svantaggio, di totale asimmetria nel diagramma dei rapporti di forza. Ecco perché abbiamo oggi un nuovo feudalesimo capitalistico, insisterò molto su questo tema. Il capitalismo assoluto corrisponde dialetticamente a una rifeudalizzazione integrale dei rapporti. La polarità tra la global class autocratica e la neoschiavizzata pauper class, ossia l'immensa plebe precarizzata, è la nuova polarità del rapporto di forza. I signori apolidi del mondialismo da una parte, i servi neofeudali e precarizzati dall'altra. Polarità. Ora, non era fino alle 4? E c'è l'intervallo, perché alle 16 comincia l'altro intervento e dobbiamo dare 15 minuti di intervallo alle persone per prendere un momentino, un caffè. Ah, posso concludere rapidamente? Concludo rapidamente, scusate se divento... Perfetto, non lo sapevo, quindi mi avvio alla conclusione. Ecco, quindi concludo. La riplebeizzazione delle classi sociali più deboli ha generato un complesso inedito aggregato sociale, con latente conflittualità al suo interno, composto da individui atomizzati e reciprocamente ostili, unisex e sradicati, senza identità e senza opposizione, strutturalmente mobili e nomadi, deterritorializzati e deeticizzati, senza cultura e senza fissa dimora, flessibili nell'erogazione della forza lavoro come negli stili di vita e nella stessa composizione di classe, incerte dai contorni evanescenti. In tutto questo, come vedremo, si condensa lo sradicamento oggi dominante.